Per il 2050 il consumo energetico a livello globale sarà il doppio di quello attuale, ma il pianeta ha l'urgenza di ridurre di almeno la metà le emissioni di CO2 per la stessa data. È il paradosso che impone alle utility dell'energia uno sforzo di innovazione tecnologica enorme e ancor prima un ribaltamento culturale. Massimiliano Lombardi, responsabile dei progetti di sostenibilità per Enel Italia, indica in innovazione e sostenibilità le due chiavi strategiche da utilizzare per uscire da questa trappola paradossale che mette a rischio il pianeta. Innanzitutto integrare l'innovazione dentro la sostenibilità al fine di creare delle opportunità sane di business risolvendo dei problemi sociali. Questo è la fondamenta del principio della creazione di valore condiviso ed è quello che cerchiamo di gestire integrando questi processi già all'interno di ogni singola operazione dell'Enel. Questa visione è stata condivisa da Enel nel corso della sesta tappa dei territori della sostenibilità, incontro organizzato all'Università di Roma Tor Vergata dal Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale. Una visione, ha sottolineato Lombardi, che deve trovare già da subito una concretizzazione nelle prassi aziendali. Ad esempio nel discorso degli acquisti abbiamo inserito dei KPI di sostenibilità per privilegiare le aziende che hanno determinati comportamenti, ovvero procedure di salvaguardia e di rispetto, sia nell'ambito ambientale che sociale piuttosto che economico. Ci sono tantissimi esempi, attualmente in Italia ci sono circa 700 progetti di sostenibilità ongoing legati agli asset e alla moltitudine di asset di Enel presenti sul territorio. Di fronte alle minacce del cambiamento climatico, le utility dell'energia devono svolgere un ruolo primario nell'individuazione di strategie e alternative per ridurre l'impatto ambientale, ma non possono certo essere gli unici attori. La sostenibilità è un cammino che deve essere percorso quotidianamente, da parte dei governi, da parte delle istituzioni, da parte delle aziende e da parte delle persone. Credo che gli ultimi avvenimenti di queste settimane abbiano fatto capire che le persone hanno già preso piena consapevolezza. Le multiutility, io parlo in nome di Enel, ne hanno presa piena consapevolezza, tant'è che gli investimenti nel settore dei rinnovabili sono imponenti. I governi altrettanto stanno facendo la loro parte, però senza che tutti gli attori mettano del suo è difficile conseguire questo ambizioso risultato. Ambizioso risultato verso cui puntare senza alcuna esitazione ulteriore.